Ciao, come state? Benvenuti sul mio canale. Avete presente quando la mamma, occupata con lo smart working, torna in cucina e trova il disastro, come fosse scoppiata una bomba, no? E chiede al suo figlio, l'unico presente, no? In casa, il suo figlio di 10 anni, come mai, cosa è successo qua? I piatti sporchi, i bicchieri dappertutto, la farina, le padelle sporche, e il figlio dice: "Non lo so, mamma, non sono stata io, non sono stato io, non ho fatto io." Avete presente però questa dinamica nel caso di un adulto in cui l'adulto nega e dice: "No, non ho fatto io, non sono stato io, non è colpa mia." Perciò, così come il bambino vive questa paura di essere scoperto, anche il narcisista conosce questo vissuto di paura nei confronti degli altri. Allora, io in questo video voglio parlare di bugie che dicono i narcisisti solitamente nelle relazioni, proprio per far sì che riconosciamo facilmente, no, certe dinamiche disfunzionali, per evitare e per essere in tempo e non, come dire, andare troppo in là, troppo lontano in rapporto con il narcisista, perché certe cose vengono fuori subito. La prima bugia è questa: puoi essere te stessa con me, ma perché è conveniente per il narcisista? È conveniente soprattutto all'inizio, vuole che tu credi che lei o lui è veramente una spalla, che veramente è di conforto, che veramente è una persona di fiducia, una spalla sicura su cui appoggiarsi. E quando ti dice: "Puoi contare su di me", ma in realtà non è mica così, perché il narcisista o lei mantiene sempre una certa distanza di sicurezza, non entra mai in profondità, non ti dà mai questa confidenza, non arrivi mai ad essere così. Come dire, sentirti così al tuo agio di chiedergli un aiuto, di chiedergli subito un supporto, non è mica così. La terza è questa: non è colpa mia, non c'entro io. Non è colpa mia, è colpa dell'altro. Non si assume mai la responsabilità. Gira, rigira, si ritira, scappa, si nasconde, non si prende la responsabilità delle proprie azioni. "Non ho mai detto questo, no, non ho mai fatto questo." Oppure ti dice: "Sì, ho fatto, perché non hai visto? Sì, ho detto, come mai non hai sentito?" Oppure, quando è messo alle strette, dice: Sì, ti ho tradito, ma perché tu ti sei comportata così? Sì, è vero, ho pagato, non so, quel gioiello per la mia ex, ma perché tu non te lo meriti? Perché tu sei gelosa, tu sei paranoica, te l'avrei preso a te, ma non te lo meriti." La quarta bugia è: andrà meglio. Quando ti dice: "Sì, andrà meglio, sì, cambierò, sì, andrò a farmi curare", oppure "credimi che adesso sarà per l'ultima volta, dammi ancora un'altra chance, ce la faremo insieme, ce la metteremo tutta", ma non andrà mai bene con il narcisista, non andrà mai, mai bene, ma andrà peggio, andrà in quella unica direzione della svalutazione e dello scarto. Ti idealizza, ti svaluta semplicemente per mantenerti allenata, semplicemente per tenerti agganciata lì in questo rapporto tossico. Ti lascia quando trova qualcosa di sicuro, quando trova qualcosa di meglio, di più giovane, di più eccitante, quando gli sembra che l'erba dall'altra parte è più verde. Poi ti dirà: "Ti sposerò, vorrei avere dei figli con te, vorrei comprare quella casa con te, vorrei andare via con te." E poi sembra che comunque sei sempre più vicino, no, a raggiungere quell'obiettivo insieme al narcisista. Sei sempre, come dire, quando sei ad un passo da raggiungere questo grande obiettivo, succede qualcosa che crolla tutto. "No, non ti sei comportato bene, non ti sei comportata bene, no, no, non va bene, io non continuo più." Un'altra bugia invece è quando, magari non letteralmente, te lo dice: "Sono onesto, sono una persona onesta, sono una persona per bene." Ma il narcisista o lei ha tanti
segreti, ha tanti scheletri nell'armadio. Offende, fa triangolazioni, non ha rispetto per l'altro, se ne frega dell'opinione dell'altro, butta giù le barriere, non rispetta la legge, non ha rispetto per se stesso e non ha rispetto per te, omette di dirti certe cose appositamente. Un'altra bugia che dicono i narcisisti è questa: non è la mia intenzione di farti del male, non era la mia intenzione di ferirti. Sei troppo delicata, sei troppo sensibile. Guarda che non volevo umiliarti davanti agli altri, non la devi prendere neanche tu così. Cioè, mica io volevo farti piangere davanti agli altri. Non era la mia intenzione questa. Ma tu non capisci quanto io ti voglio bene? Tu non capisci che lo faccio per il tuo bene? La settima bugia invece, che è molto frequente ed è molto subdola, è questa: sei fragile, sei delicata, sei troppo insicura, sei anche gelosa, sei possessiva, sei matta, sei permalosa, sei difficile. Ecco, sei veramente una persona difficile. Mi fai diventare anche a me una persona cattiva, ma io non sono cattivo. Ma tu veramente sei una persona difficile, tu veramente hai dei problemi. Sei troppo gelosa, sei troppo possessiva. Ma ti rendi conto? Nonostante tu hai fatto di tutto, nonostante tu hai lasciato in coda i tuoi bisogni, nonostante tu non tieni più conto dei tuoi valori. 8. Gaslighting. Insalata di parole. Sono maestri. Sono maestri nel avere un dialogo, nell'avere una conversazione così a cerchio. Non si arriva da nessuna parte e credetemi che è un metodo molto subdolo di manipolazione. Non te l'ho detto, non ho mai detto questa cosa, non ho mai messo la biro in questo posto. Cosa stai dicendo? Perché non ti fidi di me? Ma perché mi stai facendo questa cosa? Ma ti rendi conto cosa stai dicendo? Non ti ho mai tradito, non ti ho mai detto che ti sposo, non ti ho mai detto che vorrei avere dei figli con te, non ti ho mai detto io di lasciare il tuo marito o la tua moglie. Nessuno la vede così, ma puoi chiedere a chiunque altro, chiedi e vedrai cosa ti dicono. 9. Sono veramente superiore a te. Sì, non abbraccia l'altro come una persona uguale a se stesso. Non siamo uguali. Io sono più intelligente, io sono più ricco, io sono più bello, io sono più bella, sono più affascinante, sono più carismatico, ho più successo, ho un certo status sociale. È veramente un compromesso per me accettare te come partner. Perciò il rapporto, la relazione inizia così proprio: lui è qua o lei è qua e tu sei qua. 10. Sei nulla senza di me. Là fuori ti fa credere che là fuori il mondo è pericoloso. È tutto molto precario là fuori. Ti dice questo. Tu non troverai mai uno come me. E questo è veramente un modo molto subdolo di manipolazione. Cioè, ecco, questo è stato il mio video. Vi ho elencato 10 che dal mio punto di vista sono 10 bugie che i narcisisti usano piuttosto spesso nei loro rapporti. È importante credere nelle proprie capacità. È importante stare nella verità. Certo che è meglio non avere a che fare con queste persone, perché non si può ragionare con una persona irragionevole. Non puoi fargli vedere la via della verità quando uno non è interessato a vedere la verità. Perciò, ecco, è meglio non avere a che fare, o se per forza magari hai un collega di lavoro, per forza devi convivere per un periodo con questo genere di persone, è meglio non avere aspettative alte. Bisogna non investire, perché è tutta una perdita di energie. Anche quando tu dici: ah, ma no, guarda, hai sbagliato, non va bene questo, guarda che ieri hai detto questo e hai detto oggi quest'altro, perciò non va bene così. È tutta perdita di energie, è tutta perdita di spreco di tempo.
di risorse, di serenità. Perciò il mio consiglio è questo: credi in te stesso, scegli la verità, anche perché le cose semplici, limpide, chiare, stanno nella verità. E vi ringrazio per che siete con me. Spero che vi sia piaciuto questo video, spero che lo avete trovato in qualche modo utile. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se avete qualcos'altro da aggiungere. E io vi sono sempre grata davvero. Se non vi siete iscritti ancora al mio canale, fatelo, ci tengo moltissimo. Se vi è piaciuto questo tema, questo argomento, lasciatemi un like e noi ci vediamo presto con altri temi spero interessanti. Grazie, ciao ciao!